Signori, bentornati con questo nuovissimo video nell'Epic Studio. Non lo so, ogni tanto devo dirla qualcosa di stupido, concedetemelo. A parte gli scherzi e a parte soprattutto il caldo che c'è in questo ultimo periodo, anzi queste ultime settimane, che è una roba assolutamente impensabile e criminale, oggi siamo tornati in uno di quei video in cui Ale fa cose. Cose a caso anche, può essere, sì, assolutamente. E quindi se vi piacciono questo genere di video, che ogni tanto ci sta a farli per spezzare un po' dalla tecnologia e dalle cose varie, fatemelo sapere nei commenti e anche con un bel like, perché no? E detto questo, oggi abbiamo da fare un bel po' di robe. Tra tutte, ci sarebbe anche da sistemare il disastro che ho combinato durante il video unboxing di, se non ricordo male, domenica scorsa, sì, esatto. E mi starete dicendo, ma non hai fatto niente tutto questo periodo? In realtà non proprio, però ho dovuto sistemare ancora un po' di robe e lì sono rimaste le ultime scatole che ancora non ho avuto tempo di levare e che spero di fare in questo video. Forse. Tra l'altro in queste settimane sono anche un po' impegnato in un'azienda per fare delle robe, ma magari ve ne parlerò più avanti, non lo so ancora se effettivamente ha senso, però boh, non lo so, ve ne parlerò. Intanto seguitemi su Instagram perché lì vi tengo sempre aggiornati giorno dopo giorno su quello che faccio. Ma una cosa che non ho sopportato è il fatto di dover sistemare milioni di carte burocratiche incredibili, delle quali ho dovuto spendere dei soldi per stampare, firmare, eccetera eccetera. Insomma, un disastro. E a proposito di documenti, cose simili, tutte particolari incredibili, volevo parlarvi dello sponsor di oggi, che si tratta di UPDF Converter, che è un qualcosa di assolutamente molto molto interessante. Infatti questo software, cerco di andare proprio al succo, ci permette di convertire file PDF in tutta quella serie di file che possono essere Word, Excel, insomma chi ne ha più ne metta, ecco, per poterli effettivamente modificare senza eccessive rotture. Ovviamente il software in questione è compatibile con tutte le piattaforme, quindi Windows, Mac, eccetera eccetera, e oltre al fatto che pesa pochissimo è veramente molto semplice e intuibile da utilizzare, se non che ci permette e soprattutto ci garantisce la conversione di file in tutti i tipi. Credetemi, e veramente ve lo dico, in tutti i tipi, addirittura anche HTML. Non so che cosa uno se ne faccia, però ovviamente se volete scoprire di più in merito vi lascio tutti i link in descrizione, quindi nulla. Iniziamo con fare le nostre cose. Infatti sì, perché dopo dobbiamo anche fare un unboxing di un pacco che adesso vi faccio vedere. Esattamente questo bestione enorme che mi è arrivato qualche giorno fa e che voglio assolutamente spacchettare. Ma prima di farlo dobbiamo andare anche a fare un reso di Amazon. A proposito, ma voi avete fatto qualche acquisto durante il Prime Day, che in questi giorni c'è stato? Ho visto molti che hanno fatto i mega acquisti, però io onestamente non ho comprato niente. Anche perché visto che di soldi già ne butto per comprare cose strane, magari se possiamo evitare. Ah sì, poi devo anche fare il reso di queste frecce per i monopattini che ho comprato, che onestamente non hanno proprio senso, ma non per qualcosa in particolare, ma perché fanno proprio schifo. Dai, va, impacchettiamo sto coso e andiamo. Ok, ho creato l'etichetta, perfetto, quindi adesso abbiamo il pacchetto, dobbiamo portarlo in un Amazon Locker. Per fortuna ne sono riuscito a trovare uno disponibile, quindi vamos. E ci andrò anche in monopattino. Mi sembrava proprio scontatissimo che andassi col monopattino fino all'Amazon Locker, perché ragazzi fa un caldo assurdo, ma com'è possibile? Un po' come adesso io che dovrò fare quel ponte lì senza ammazzarmi. La vedo un po' complessa, però non impossibile. Oh no, devo andare laggiù. Ci passerò? Ho un dubbio. Sad stories, non ci sono passato lì in mezzo, ma in compenso ho tipo praticamente distrutto la freccia del monopattino. Molto bene. In realtà la cosa mi fa disperare, ma fino a un certo punto, perché io volevo farvelo un video in cui aggiornavo il monopattino di alcune modifiche. Mi sa che tra queste dovrò buttarci anche in mezzo alla riparazione della freccia, perché sennò qui finisce proprio non male, ma dato che sono diventate obbligatorie le frecce sul monopattino, insomma. Ma ripeto, un video ve lo farò prima o poi. Guardala lì la mia povera freccia distrutta. Guardate in che posticini esotici mi porto. Non so se preoccuparmi più di questo o più del fatto che sia tipo in contromano e stia andando con una mano sola. Ho un dubbio. Vedo la civiltà, vedo la civiltà. Anche uno stop. Oh, no. Frena. Amazon Locker raggiunto. Ora mi tocca solo consegnarlo, ma... Se... Benissimo. Direzione a casa. Basta, fa troppo caldo. Beh, non che da me faccia più fresco, attenzione. Ho bisogno di bere acqua, assolutamente. Olè, casa dolce casa. Adesso monto qualcosa di questo video, vediamo che ne esce fuori e poi ci diamo all'unboxing pesante. Ok, è passato un po' di tempo dall'ultima clip, effettivamente. Sì, nel mentre ho mangiato, fatto altre robe, però insomma. Adesso è arrivato il momento di Sua Maestà.
Direi benissimo. Sì, tra l'altro ho fatto anche un cambio di microfono, perché sennò voi non sentite assolutamente nulla. Comunque, mi è arrivato questo pacco incredibilmente gigante dagli amici di Vert Gear. Spero di averlo pronunciato in maniera corretta. Fatto sta che adesso apriamo questa bellezza di ben 32 kg di pacco, che tra l'altro ho dovuto anche portare fino a sopra, quindi. E vediamo che cosa si cela al suo interno. Anche se qualcuno di voi forse l'avrà già intuito. Taglierino, eccolo qui. Direi molto bene, questo è il primo pezzo. Ok. Questo è molto goloso. Ah. Porca miseria, quanto pesa sto robo. Aiuto. Sì, nel caso non si fosse capito, Vert Gear mi ha mandato una nuova loro sedia da gaming, che dovrebbe essere veramente super super quality. Dunque, io sto sudando un botto però. Ah, quanto è incredibilmente morbido sto coso. Questo è un pezzo. Vert Gear è un brand che ovviamente realizza tutta una serie di prodotti legati alle sedie da gaming, oppure sedie in generale, ecco, di cui invito ovviamente ad andare a dare un'occhiata direttamente sul loro sito, link in descrizione. E quest'oggi mi hanno inviato il modello PL4500. È una grande figata che già sto apprezzando in non poco, il fatto che praticamente loro ti mettano già quasi tutto assemblato, della serie i braccioli e anche gli agganci per lì lo schienale. Quindi si presuppone un assemblaggio rapido. Iniziamo. Allora, vi giuro che se ne esco vivo da questo unboxing voglio una statua, perché sto morendo di caldo. Olè. Ora tu vai qui così. Questo coso per caso da togliere? Non lo so. Tutto unto. Ok, questa dovrebbe essere la parte di sotto, vediamo un po'. Tanto qui c'è anche una manovella. In che senso, scusami? Allora, tu vai lì. Allora, qual è il fronte qua? Porca miseria. Diamo una bella stretta, olè. E adesso dovremo semplicemente allineare il buco qui dentro. Mazza, quanto pesa. Ah. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia quanto sto sudando. Mi sa che in confezione dovevate mettere anche un asciugamanino, eh. Io non dico tanto, ma dovremmo esserci. Ok, quindi eccola qui in tutta la sua magnificenza completa al 100%. Ci ho messo anche i cuscini, che sono di una morbidezza imbarazzante. Ah, bella comoda. La cosa invece interessante di questa sedia, che guardate qui, vi faccio vedere in tutta la sua magnificenza, è che è fatta di questo tessuto che non saprei neanche come definire. Adesso magari non se lo metta a fuoco, ecco, questo qui, che è veramente di una comodità incredibile. Ovviamente tutta tutta bella imbottita, ben rifinita. E tra l'altro ci sta anche una versione di questa tipo con le parti qui RGB tutte strane. Magari, non lo so, signori di Vert Gear, se volete, io sono qui. No, comunque, a parte questo, veramente fatta molto molto da Dio. Cioè, ci sta veramente un sacco. Poi l'assemblaggio è veramente semplicissimo. Ci sono solo da mettere queste quattro vite ai lati e il gioco è fatto. Il resto è già tutto montato. Quindi veramente top top top, ci sta un sacco. Magari forse vi avrò messo qualche clip un po' più nel dettaglio. Quindi direi veramente molto molto bene. Io sono stracontento del risultato finito e spero che vi piaccia anche a voi. Trovate il link in descrizione se volete dargli un'occhiata al loro sito. C'è anche forse un codice sconto, magari vabbè, vi lascio tutto in descrizione nel dubbio. Ringrazio Vert Gear per avermi inviato questo gioiellino e soprattutto ringrazio voi per aver seguito questo video. In questo video diciamo che vi ho portato con me all'interno di questa giornata, ecco. Fatemi sapere quindi se vi potrebbero interessare altri video di questo tipo. Io come sempre vi ringrazio per la visione. Io e la mia sedia vi salutiamo e ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti.